ci siamo interrotti sulle attività del pubblico ministero, restiamo sempre dentro quel titolo dedicato al pubblico ministero, ma in realtà a partire soprattutto dall'articolo 364. Stiamo seguendo da lunedì le lezioni online, perché in questo momento sono chiuse tutte le università e adesso anche le scuole in tutta Italia per il coronavirus. Se le seguiamo da casa noi, quindi siamo molto più tranquille, mangiamo durante le lezioni, se sono durante l'orario di pranzo, possiamo bere caffè molto tranquillamente. Poi, come potete vedere, il vestiario è in pigiama in questo caso. Ora dovremo fare una lezione di procedura penale. È sicuramente una modalità molto più efficiente perché puoi studiare, seguire le lezioni e comunque gestire meglio il tempo perché non devi fisicamente recarti in un'aula, però allo stesso tempo manca quella modalità di apprendimento, non lo so, mi verrebbe da dire face to face, che in un certo senso anche a livello empatico ti può trasmettere e far imparare molto altro, cosa che un computer comunque per le evidenti limitazioni non ti può trasmettere. In questa zona dell'Italia secondo me non sono eccessive le precauzioni che sono state prese, perché alla fine stiamo parlando di una delle università più grosse del paese, quindi richiamerebbe comunque migliaia di persone all'interno di aule e quindi potrebbe comunque rischiare la possibilità di un eventuale contagio, cose del genere. Fra una settimana mi laureo in biotecnologie mediche alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Alma Mater Studiorum. Coincidenza, la mia tesi parla proprio di una molecola attiva contro i virus e le altre vie respiratorie, come ad esempio il coronavirus. La laurea sarà in streaming, e quindi discuterò la mia tesi online. E diciamo che ovviamente speravo di discutere la mia tesi normalmente come tutti gli altri studenti, quindi con una cerimonia, quindi avere i miei parenti, eccetera, però questo non si potrà fare data la circostanza del coronavirus. La facciamo qui, nel senso probabilmente la faremo in questa stanza, inviterò i miei parenti e amici in questa stanza, staremo qui e discuteremo qui dentro e poi stapperemo, non so, magari nel salotto, però l'importante è che riusciamo a fare la laurea la settimana prossima, perché molti di noi hanno bisogno di un titolo, perché o partono dei dottorati all'estero oppure c'è chi ha già un lavoro, e quindi l'importante era questo, che riuscissimo comunque a laurearci nelle date prestabilite. I will improve it a little bit, but stiamo seguendo la lezione su Excel del nostro master in marketing management della Bologna Business School. Seguire le lezioni in un bar piuttosto che a lezione è senza dubbio più interessante, perché hai più possibilità di scambiare battute o pensieri con i tuoi colleghi e nel frattempo ti fai anche un aperitivo, il che non guasta. I nostri colleghi sono tornati a casa recentemente, essendo appunto una Bologna Business School, una scuola internazionale, quindi chi è tornato in America, chi è tornato in Turchia e molti altri paesi. Quindi, e tra l'altro non possono neanche tornare adesso perché hanno bloccato molti voli, quindi la situazione universitaria prenderà un po' di tempo prima di tornare all'equilibrio di mesi fa. Il panico lo percepiamo molto tramite i social network, quindi stare insieme, vederci per studiare, ce lo fa percepire in maniera meno grave, ecco. E nonostante sia tutto chiuso, come potete vedere, noi ci stiamo lo stesso incontrando, perché è proprio quella la parte bella dell'università, non è solo l'apprendimento in sé per sé, ma è la rete di amicizie o di supporto che ti crei, studiare insieme, cercare di capire insieme le cose, il lato sociale che ha l'università, che un po' ci è stato portato via e che invece noi magari incontrandoci così anche bevendo del vino mentre guardiamo la lezione ricreiamo. Però la cosa che mi preoccupa è quanto durerà, questo mi preoccupa abbastanza. Per gli esami ancora non sappiamo se li daremo online o li daremo una volta tornati in università. Dando gli esami online uno può copiare e quindi non sarebbe molto bello darli, preferiremmo darli una volta arrivati in università.